Su Radio Isav, tutti i lunedì alle 10.30 c'è Il Profeta. Tutte le verità sul calcio a cura di Massimo Profeta. Eccoci, Massimo, buongiorno in diretta su Radio Isav. Ti avevamo perduto per qualche istante. Buongiorno a te, Emiliano. Allora, Massimo, ti ringrazio come sempre per essere qui con noi e per fornirci della tua opinione importantissima e chiaramente totalmente competente sul Pescara Calcio. Che e con cui ci eravamo lasciati anche la settimana scorsa. Adesso Pescara Lecce 1-1, c'è stato questo pareggio. Posso affermare che l'impronta di Grassadonia, parafrasando anche una canzone a Meccara, sia chiara, evidente ed intensa, e in questo senso non sia un'eresia. Cioè Grassadonia sta dando qualcosa in più a questa squadra, seppure poi chiaramente, e lo direi tu, i numeri sono abbastanza impietosi, perché anche qui c'è da recuperare, sono da recuperare 8 punti dalla quart'ultima, la situazione è abbastanza complicata, ma Grassadonia sta facendo un buon lavoro? Assolutamente sta facendo un buon lavoro. Intanto buongiorno a te e a tutti gli amici all'ascolto. Mi fai arrossire quando mi dici che l'opinione, la premessa, la mia opinione è fondamentale. Io credo, insomma, che le opinioni di tutti siano giuste, nel senso che il calcio è opinabile, no? Quindi nessuno ha la verità in tasca. Io credo che sia una premessa fondamentale. Ogni persona può parlare di calcio con più o meno competenza, è chiaro. Poi c'è chi fa questo lavoro come il sottoscritto, magari si aggiorna un po' di più rispetto ad altri, però le idee sono tutte giuste a mio avviso, e poi è sempre il campo a smentirle. Io ti posso dire che questa per me è una squadra in crescita, però la classifica è oggettivamente peggiorata, cioè questo è il dato acclarato, no? Che viene fuori dall'ultima partita. Però come dici tu, Grassadonia secondo me sta facendo un buonissimo lavoro. Io credo di essere, insomma, cerco di essere sempre obiettivo. A me era piaciuto tantissimo Breda nella prima parte del suo mandato, come ho sempre spesso ripetuto, perché aveva rivitalizzato la squadra, quei 12 punti in 8 partite, aveva rimesso a posto la fase di non possesso. Poi però purtroppo c'è stato un crollo inatteso, secondo me ancora inspiegabile, soprattutto in coincidenza con la riapertura del mercato di gennaio. Lì, insomma, c'è stata molta confusione. E invece Grassadonia devo dire che sta facendo un buon lavoro. Tra l'altro questi due pareggi, Emiliano, ottenuti contro Frosinone e Lecce, se noi li estrapoliamo dal contesto attuale, e sono due ottimi pareggi, però purtroppo in questo momento sono pareggi che servono a poco ai fini della classifica. Però io ho visto, al di là dei numeri che in questo momento condannano il Pescara, una squadra che è messa bene in campo, un po' quello che aveva fatto Breda all'inizio del suo mandato. È chiaro che adesso però questo 3-5-2 deve essere un po' più offensivo, deve rischiare di più lo stesso allenatore. Io credo che lo faccia già da domani sera, perché poi il tempo stringe, le giornate diminuiscono, e come col Cittadella, come sanno tutti, sì, col Cittadella, come sei tu, come sanno tutti gli sportivi, insomma le distanze si sono allungate dai play-out, addirittura adesso il divario è salito a 7 punti dal quart'ultimo posto, perché il Cosenza poi continua a vincere, che è una squadra pazzesca secondo me. Dico pazzesca perché è una squadra normale, però ben allenata. Tra l'altro lì c'è un allenatore, un tecnico giovane, Occhiuzzi, che però diciamo che sta gestendo questo gruppo ormai da più di un anno, però devo dire che il valore aggiunto è proprio l'allenatore. Ecco, Grassadonia non ha avuto questo tempo a disposizione, ne ha sempre di meno, però deve dare un'impronta più offensiva. Un'impronta più offensiva significa mettere un po' più di qualità in mezzo al campo, per esempio anche lì davanti. Adesso abbiamo ritrovato Giannetti, che ha esordito proprio sabato contro il Lecce nella seconda parte del match, e speriamo che ci possa dare una grande mano. Del resto lì davanti la povertà, caro Emiliano, è disarmante, perché poi non è che un allenatore possa fare i miracoli, no? Soprattutto se è arrivato da poco tempo come Grassadonia. Purtroppo c'è poco o nulla lì davanti. Seder ancora in box, Odgaard, che secondo me è stato criticato in modo esagerato, anzi critiche piuttosto pretestuose all'indirizzo di questo ragazzo, che secondo me ha buoni mezzi, però è ancora giovane, acerbo. E poi c'è Giannetti, che ha esordito solo sabato scorso, quindi di fatto c'è poco o nulla. E quindi bisognerà essere più forti, diciamo, bisognerà andare al di là dei propri limiti. E a Cittadella non sarà facile, perché Cittadella è una squadra organizzata, una squadra che comunque arriva sempre al traguardo, è una squadra protagonista negli ultimi 5 anni, da quando è tornata in Serie B la formazione
veneta ha sempre fatto i playoff, addirittura ha sfiorato la promozione 2 anni fa, nel 2019, nella finalissima col Verona. Tra l'altro aveva già un piede e mezzo in Serie A dopo il 2-0 del match di andata. Quindi stiamo parlando di un modello che dovrebbe essere emulato. Io parlo di organizzazione, di scouting, perché questa è una squadra che fa calcio così senza sperperare da almeno 15 anni, con un grande direttore sportivo che si chiama Marchetti, una società modello, ripeto, molto organizzata. Loro, se vai a vedere, non hanno individualità di spicco, hanno l'eterno Iori, che è un ragazzino, lo chiamo così, di 39 anni, tra poco compirà 39 anni, attorno al quale si muove questa squadra, è il regista della formazione veneta. Però se vai ad analizzare l'organico, non ci sono queste individualità di spicco. Hanno giocatori, per esempio a gennaio hanno preso, pertanto per fare un esempio, ecco la differenza tra Pescara e Cittadella, sono andati a prendere un attaccante non più giovanissimo che si chiama Beretta, credo che abbia 30-31 anni, che fino a gennaio era al Padova in Serie C, ma non giocava, è andato a Cittadella in B e ha già fatto un gol. Ecco che cosa significa andare a pescare giocatori giusti, funzionali. Beh, qui Massimo torniamo al tuo discorso, al discorso che abbiamo fatto sempre, no? Perché poi gira e rigira, torniamo al fatto che il Pescara quest'anno sia stata una squadra assemblata male. Sostanzialmente è lì il punto nevralgico, no? Dove ruota tutta la stagione del Pescara, fino a questo momento quantomeno. Ma assolutamente, perché è chiaro che i nodi vengono sempre al pettine, noi l'abbiamo sempre detto e ribadito, è chiaro che la squadra è stata assemblata male. Io ho sempre parlato di giocatori non scarsi, come qualcuno dice, anzi più sostengono, perché non mi permetterei mai, ma sono giocatori proprio... sono delle buone individualità, ma difficilmente il puzzle viene bene con tutte queste pedine. Esatto, che sono stati assortiti male, proprio è stato assortito male, proprio la rosa è stata assortita male, quindi è chiaro che anche se il giocatore è bravo, in una rosa mal assortita magari non può dare il meglio o non può rendere al massimo delle sue potenzialità, e quindi è successo questo, oltre alle varie criticità, perché è chiaro che se in attacco non prendi una punta che stia bene, perché purtroppo poi in attacco, cioè quando vuoi vincere le partite ti serve anche un attaccante, io non dico importante, ma un attaccante che stia almeno bene. E allora ti voglio chiedere questo, Massimo, proprio questo, anche per il Cittadella che sarà il prossimo avversario del Pescara, quale può essere la stampella su cui far leva, su cui possa fare leva il Pescara per affrontare le prossime gare? Con numeri, come dicevi tu, difficili, insomma, e anche incontrovertibili sotto un certo senso, cioè il peggiore attacco con 19 reti, la seconda peggiore difesa con 42 gol subiti, e c'è solo Lentella, peggio del Pescara, con 44. Quindi dove può appoggiarsi il Pescara per poter fare meglio proprio in assenza di punte che non danno una mano? Perché insomma 19 gol rimangono un po' pochini. No, è chiaro, deve sopperire a queste mancanze dell'organizzazione, cioè non è che possa fare, ripeto, miracoli una squadra, quando ti mancano le basi e tu devi supplire con l'organizzazione, e qui la coperta è sempre molto corta, parliamo, lo abbiamo ribadito anche oggi, di lacune strutturali, e io sono sempre più convinto che l'unica strada è difendere bene per attaccare meglio, cioè non subire gol, restando in partita sino alla fine, cercando naturalmente poi di vincere. Perché poi il Pescara, quando va sotto, lo dice la storia di questo campionato, fa una fatica immane a recuperare. Quindi secondo me la strada è questa. Io penso di essere coerente, perché credo di averlo detto da sempre. Cioè, questa è una squadra, così come è stata assemblata, che deve purtroppo, per forza di cose, cercare di stare proprio in partita fino alla fine. Non subire gol, che purtroppo succede spesso, anche quando fai partite perfette come quella con Lecce, dal punto di vista della fase di non possesso, con un grandissimo Drudi, fai sempre una stupidaggine lì dietro, c'è sempre una distrazione, però tu devi purtroppo fare solo così, cioè cercare di stare in partita fino alla fine, non subire gol, provando a vincere, perché se no non hai le armi proprio per battagliare. Io ho usato un'espressione sabato in trasmissione con gli amici, con Fabio Ferraresi, in post partita, è come se Pescara battagliasse con le pistole ad acqua. Sì, ho ascoltato. Oggettivamente purtroppo è un campionato che dice questo, cioè la verità storica è che il Pescara non ha una punta che faccia gol, ma non è solo quello, perché la punta ti serve poi a far salire la squadra, cioè Feter è chiaro che sarebbe stato fondamentale, ma se lo avessi avuto per tante partite,
Purtroppo Sedder si è fermato, è stato bene solo in un periodo, quando è arrivato Breda e diciamo un paio di partite, e l'ho avuto anche Oddo quando si vinse la prima proprio col Cittadella all'andata, e poi però non l'hai avuto più, e quindi là ti devi inventare qualcos'altro. Allora che cosa può fare secondo me Grassadonia? Secondo me deve mettere un po' più di qualità a centrocampo, perché sabato con Lecce, ma questo per carità, io non voglio fare allenatore, è solo un modo di dire, nel senso ne stiamo parlando tranquillamente, poi lui saprà meglio di me sicuramente cosa fare, però per come la vedo io, sabato per esempio con Lecce, che aveva anche un senso, per carità, ha messo, diciamo, ha schierato un centrocampo più muscolare, invece col Cittadella secondo me dovrà mettere più qualità, perché se no non ci arrivi mai dall'altra parte, e magari, ecco, per esempio poi abbiamo tutti quanti discusso la scelta di Capone, anche qui se mi permetti proprio 10 secondi, siamo tutti bravi a dire dopo, pure io non l'avevo messo in squadra Capone alla vigilia, nelle previsioni, avevo messo Galano alle spalle di Obdar con magari Maestro a centrocampo, l'ho sbagliata la formazione, voglio dire, non è facile per noi, non possiamo vedere gli allenamenti, però è facile dopo dire Capone ha sbagliato la formazione. Ho capito, ma Grassadonia mica è un autolesionista. Grassadonia vede gli allenamenti, in virtù degli allenamenti decide la formazione da schierare. Se ha schierato Capone titolare, Emiliano, ci sarà un motivo, evidentemente lo ha meravigliato in allenamento. Beh sì, lui vede, vive la squadra, la vive tutti i giorni. Per cui... Poi siamo tutti bravi a dire ha sbagliato formazione. Ho capito, abbiamo visto la partita, Capone purtroppo non ci ha messo una nota, come spesso è accaduto, perché mi dispiace molto parlare così di questo ragazzo, ha grandi qualità ma evidentemente ha dei limiti caratteriali, non so che cosa sia successo, perché questo è un talento puro che però tarda a sbocciare, ha fatto bene solo il primo anno quando c'era Zeman e aveva 17 anni, quando è stato nel 2017, sì. Fece 6 gol tra Zeman, con Zeman e Pillon, anzi con Zeman soprattutto, che diciamo lo ha forgiato, dopodiché e poi si è un po' eclissato. Sì, un po' eclissato, sì. E quindi capito, cioè, è troppo facile. Io non è che voglio adesso spezzare una lancia in favore di Grassadonia, però è troppo facile dirlo. Cioè, è chiaro, abbiamo visto la partita. Capone purtroppo è stato impalpabile, e tutti quanti abbiamo detto ha sbagliato formazione. Grazie. Vabbè, certo, ma dai nostri scranni di casa è facile. Qualcuno direbbe sì, puntini puntini, no? Sì, sì. Però voglio dire, ma è chiaro che è così, cioè, ma è normale, però lui lo vede, cioè non è che fa una squadra contro i suoi interessi. Cioè, questo la gente lo deve pure capire, e poi siamo tutti bravi dalla poltrona a dire ha sbagliato. Esatto, è chiaro, esatto. Cioè, mi sembra oggettivo. Quindi, secondo me, tornando a noi, dovrà mettere, ma lui lo sa sicuramente, più qualità in mezzo al campo, magari Macinno, Maestro, non lo so, perché poi ce ne ha talmente tanti, perché poi il problema, Emiliano, di un allenatore, come lo è stato per Breda, e in parte anche per Oddo, che io ho criticato giustamente, perché continuo a dire che insomma l'inizio di campionato è stato disastroso e te lo porterai fino alla fine della stagione, 4 punti in 9 partite, un fardello pesantissimo, però diciamo che l'attenuante è stata questa, è una rosa troppo numerosa, cioè mi spieghi come fa un allenatore a scegliere 11 giocatori tra i 30-31 che ha, e che sono tutti giocatori, voglio dire, sullo stesso livello più o meno. Sì, Iniziamo a parlare di giocatori scarsi e giocatori, diciamo, di livello assoluto. No, sono tutti più o meno, cioè, quando tu hai Maestro, Macin, Galano, c'hai Oddgar, cioè, lasciamo le punte, Maestro, Macin e Galano, sono questi 3 giocatori, che fai? Sono 3 giocatori e poi però ne vanno 11 in campo, cioè già lì è un problema. Al centrocampo, per esempio, hai Tabanelli, che mo magari che a Cittadella non ci sarà per infortunio, però hai Tabanelli, De Sena, è rientrato Memmuscia, cioè hai una marea di giocatori che per me l'allenatore, cioè fare l'allenatore oggi a Pescara è complicato, al di là dei limiti, perché proprio è difficile scegliere un 11 base, cioè o si infortunano 5-6 giocatori, magari quella cosa ti rende più facile allenare. No, ma sai cosa, Massimo, chi non avesse visto le tue trasmissioni, è stato anche singolare, io per me è stato anche divertente, no? Seguo le tue trasmissioni, ogni puntata c'era, quando tu facevi vedere la rosa del Pescara, c'era un giocatore in più, dai 24 etc 26 siamo arrivati a 3, ogni puntata c'era qualche giocatore, e quindi è chiaro che ogni allenatore poi
si sia trovato a gestire una situazione pressoché ingestibile. Un'ultima postilla che vorrei chiederti, che vorrei far con te, è la domanda, la considerazione meglio ancora che ha fatto Bocchetti, e se questa sia possibile. Pescara più presuntuoso ma con equilibrio, è una ricetta che sta in piedi? Ma guarda, io sono frati fatte, più presuntuoso, con più equilibrio. Io credo soltanto che nel calcio, cioè per carità, Bocchetti Antonio, che è un amico, un bravo ragazzo, magari ha voluto stimolare ancora di più la squadra, è da interpretare la sua espressione. È chiaro che forse lui voleva dire ci vuole un po' più di coraggio, probabilmente, questo un po' più di sfacciataggine, ecco. Diciamo così, però non è facile, ripeto, cioè questo è un allenatore che è arrivato da due partite, tra l'altro scelto da Bocchetti, perché l'ho avuto alla Paganese tanti anni fa, sono molto amici, ed è una scelta giusta secondo me, purtroppo è arrivato troppo tardi, non perché Breda non sia assolutamente, io per me Breda è stato bravissimo, poi però è successo, ripeto, qualcosa che non conosciamo, perché insomma il crollo è stato inspiegabile dal 4 gennaio in poi. Però Grassadonia sta dimostrando di avere buone qualità e mi sta piacendo, però ha poco tempo a disposizione, è chiaro che ci metterà, io non so se Pescara sarà più spregiudicato a partire da domani sera, però Grassadonia ha ragione quando intanto ci vuole un equilibrio, perché il problema di questa squadra, Emiliano, io lo ripeto per l'ennesima volta, è che subisce troppi gol, è chiaro che deve cercare di subire meno gol, restare in partita, un po' il concetto di prima, per provare a vincerla. Questo secondo me è, questa è l'unica strada per come è messa la squadra. Tra l'altro c'è da dire che secondo me in difesa la chiave di volta è Drudi, centrale della difesa 3, lì secondo me ha risolto già qualche problema, perché Drudi è stato di gran lunga il migliore in campo, secondo me la migliore prestazione di quando è stato a Pescara, perché è aggressivo, accoccia la linea, la fa salire come vorrebbe Grassadonia, perché molte volte questa linea difensiva è troppo attaccata all'area di rigore. Quando si diceva, no, molti dicono bisogna alzarsi, sì, ma bisogna alzarsi se c'è giocatori giusti. È chiaro che Bocchetti, intendo Sasà, è un giocatore più compassato rispetto a Drudi, cioè Drudi ha questa propensione ad alzare la linea difensiva, perché ha altre caratteristiche. Bocchetti si fida di meno, e quindi a quel punto se tu ti abbassi e porti gli avversari nella tua metà campo. Con Drudi invece la situazione è diversa, di qualche metro abbiamo visto la linea difensiva più alta. E tra l'altro lui è più aggressivo di Bocchetti, è più marcatore, ma sa anche uscire palla al piede con autorevolezza, quindi secondo me ha trovato già la chiave lì dietro. Io spero, adesso lo aspetto al Vasco, spero che Drudi venga confermato centrale della difesa 3, non centrale di destra, ma centrale, come ha giocato sabato. E secondo me la deve confermare in blocco domani sera la squadra, in blocco intendo dire la retroguardia. Spero che non faccia, diciamo, delle modifiche, perché mi pare che si sia comportata molto bene la difesa, al di là dell'ennesima distrazione che ormai è cronica. Che è costata cara. Che è costata cara, perché purtroppo quella ci sta sempre. Ecco perché ti dico, bisogna tenere il risultato fino alla fine, cercando di non subire gol e provando naturalmente a vincere, perché adesso devi vincere, come diceva anche un'altra canzone, no other way, non ci sono alternative. Massimo, bravissimo. Io ti ringrazio per essere stato con noi, il tempo a nostra disposizione è finito, speriamo che il messaggio sia permeato, sì, possa arrivare alla squadra, anche quello di Grassadonia, insomma, che sta dimostrando comunque di avere quantomeno le idee chiare, e che domani sera sia una buona serata per tutti noi tifosi del Pescara Calcio. Lo speriamo tutti, poi ci sarà la partita con la Spal in casa sabato, quindi potremo parlare poi lunedì prossimo delle ultime due gare. Sperando con sorriso di raccontare queste due cose. Esatto, grazie Massimo, grazie mille. Grazie a te, grazie ciao, a te, ciao. Buon lavoro. Su Radio Isav, tutti i lunedì alle 10.30 c'è Il Profeta, tutte le verità sul calcio a cura di Massimo Profeta.